nel nostro Paese, non può che avere come pilastro irrinunciabile il ripudio ad ogni azione volta a destabilizzare le istituzioni, ve più quando tali azioni conducono alla perdita di vite umane. Il ricordo di oggi del professor D'Antona è l'occasione per ritrovarle, per rinnovare e quindi in quest'Aula la comune volontà di operare con spirito collaborativo da parte di tutti e per il raggiungimento delle migliori condizioni di vita per tutti, tutti. Tutti i cittadini. Grazie. La ringrazio. Onorevole Brunetta, prego. Massimo D'Antona, il 20 maggio 99. Ezio Tarantelli, il 27 marzo dell'85. Marco Biagi, il 19 marzo 2002. Tre amici. Tre colleghi, tre professori Tarantelli di economia, gli altri due giuslavoristi, tre servitori dello Stato, tre persone per bene. Una sola dolorosa domanda in questi 2 minuti che mi sono concessi. Ma che paese, Cesare, ma che paese è mai questo? Che paese è mai stato questo? In cui Massimo, Ezio, Marco, tre riformisti che volevano riformare il mercato del lavoro per renderlo più giusto. Che paese mai questo in cui tre persone per bene abbiano trovato la morte per il fuoco assassino di terroristi in nome del popolo? Proviamo. Una vergogna, provo una vergogna, proviamo una vergogna, perché come Stato non siamo riusciti a difenderli, a difendervi. Ciao Massimo, Ezio, Marco, che il vostro sacrificio ci aiuti a cambiare questo nostro amato e disgraziato paese. E ricorderei Brodolini. Da una parte sola, dalla parte dei lavoratori. Chiede ora di intervenire il deputato Sergio Pizzolante, prego. Grazie. Massimo D'Antona è stato uno dei massimi studiosi italiani del diritto del lavoro. È stato ucciso come Tarantelli e Biagi. Sono stati colpiti perché l'ideologia di un comunismo cupo e violento voleva affermare il proprio primato, il dominio ideologico sullo studio, sulla scienza, le riforme al servizio dei lavoratori. D'Antona, come Tarantelli e Biagi, è stato sempre, per tutta la sua vita, al servizio del lavoro e dei lavoratori. Ma era un impegno certo appassionato, ma fattivo, razionale, concreto, teso a migliorare la vita dei lavoratori e il loro ruolo sociale. Non certo l'utilizzo del lavoratore che diventa categoria della lotta di classe, strumento della folle ideologia della dittatura del proletariato. D'Antona, come Tarantelli e Biagi, era un riformista, un martire riformista. Fu